lezioni in aula, visite in campo e laboratori. Questa mattina, presso la sede di Via delle Puglie, ha avuto inizio la Summer School Unisannio. Sono 130 gli iscritti alla 4 giorni dedicata, come ogni anno, a chi deve scegliere il percorso universitario più adatto ai propri interessi. Sì, è un appuntamento che va avanti da qualche anno, che cresce di anno in anno, ed è un modo per far toccare con mano agli studenti delle scuole superiori, quarto e quinto anno, quello che è la vita universitaria. Noi crediamo molto che fare università significa creare una comunità, ed è per questo che ci teniamo che gli studenti vengano qua, stiano nelle nostre aule, nei nostri laboratori, vivano con noi, con i nostri ricercatori, con gli studenti universitari, l'esperienza di essere università. Si svolgeranno alcune attività formative, quindi i ragazzi potranno allo stesso tempo fare formazione universitaria e quindi fare capolino presso le nostre aule, le nostre strutture, ma allo stesso tempo anche vivere un po' l'università, quindi stare a contatto con docenti e studenti. È un modo per fare esperienza di università per ragazzi che finora non l'hanno fatto, se non attraverso alcune attività di orientamento, ma mai, diciamo, in maniera immersiva all'interno delle aule universitarie, a contatto con il personale dell'università. Quindi speriamo sia un modo per loro di comprendere le loro aspirazioni, inclinazioni e fare una scelta consapevole di studio e di vita. Quest'anno abbiamo 120 iscritti, vedremo quanto saranno i presenti, però siamo fiduciosi e, diciamo, sono ripartiti per i tre dipartimenti in maniera più o meno uguale, per cui avremo studenti che seguiranno le attività di ingegneria, altri che seguiranno le attività di diritto ed economia e statistica e poi ancora scienze e tecnologie, quindi sono più di 100 studenti che stiamo accogliendo oggi. Ogni anno abbiamo tra l'altro un tetto massimo di studenti, perché per il tipo di attività chiaramente è opportuno che il numero sia cospicuo ma non eccessivo. Sì. Giovedì 18 invece, alle ore 18:30, ci sarà l'inaugurazione del Pala Unisannio, una nuova area sportiva dell'Ateneo, e per l'occasione si terrà anche un torneo di volley. Campetto polifunzionale di pallavolo e pallacanestro, di fronte c'è la palestra, a sinistra della palestra in autunno contiamo di creare un campo di paddle. Insomma, stiamo lavorando per potenziare anche questo aspetto del nostro Ateneo, che in passato è stato un aspetto un po' carente.